E finalmente ci sono tutti i presupposti per recuperare questa 14ª giornata di Serie A2, girone A. Dopo il pareggio dell'andata, la Virtus Anguillara punta alla vittoria per sperare in un posto ai play-off, lontano 7 lunghezze. Di fronte invece un Santa Marinella che vuole archiviare la pratica il prima possibile, stando in testa al girone con 38 punti. È tutto pronto per il fischio d'inizio qui al palazzetto di Anguillara, al primo possesso per i padroni di casa che schierano con il doppio zero Farina, 2 Tancioni, 3 Lorai, 4 Protopapa, 5 Tortorelli, 6 Aschi, 7 Ceccon, 8 Picchioni, 9 Sisani, 10 Berrengia, 12 Mattoccia, grande assente Alessandro Rossi, 15 gol per lui in campionato. Sarà invece il Santa Marinella a battere questo primo pallone in tenuta bianca e blu, attaccherà da destra verso sinistra con il numero 1 Rocchetti, numero 2 Contino, 3 Corona, 4 Di Gabriele, 5 Bacheca, 6 Nakaira, 7 Tirante, 8 Traini, 9 Maggi, 10 De Fazzi, 11 Donati, 12 Pretto. È tutto pronto per il fischio d'inizio. Si sistema il direttore di gara. All'andata finì 2-2 in casa del Santa Marinella con la Virtus Anguillara che si lasciò recuperare dopo il doppio vantaggio. Oggi vuole provare però a cambiare tendenza, è arrivato adesso il fischio e si parte allora con il Santa Marinella che manovra. De Fazzi la gira sulla destra, poi ancora il numero 10, controlla, scende anche Donati a prendersi il pallone. Altro scarico, il pressing da parte di Tortorelli, già il pallone il Santa Marinella che subito prova a mettere in difficoltà gli avversari. De Fazzi alza la testa, il numero 10, poi gira ancora verso un compagno, quindi Donati aspetta la Virtus Anguillara, la manovra da parte degli avversari, ancora De Fazzi. Qui brutto errore, recupera Tortorelli, poi messo giù, è tutto regolare, riesce a recuperare il possesso del pallone la Virtus Anguillara, poi rimessa laterale proprio per la formazione di casa che va subito alla battuta. Ceccon, Aschi, ancora per Ceccon, cerca spazio per Tortorelli che la mette in mezzo, qui malinteso con Protopapa, occhio al Santa Marinella che può ripartire con De Fazzi, bravo Ceccon però a tornare sui suoi passi, a recuperare il possesso della sfera. Kuraschi, poi con il tacco riesce a servire Tortorelli, l'appoggio per Ceccon che va col piatto e si porta subito in vantaggio la Virtus Anguillara con Edoardo Ceccon che tocca il palo e poi batte Rocchetti per l'1-0 da parte dei padroni di casa, subito in gol Edoardo Ceccon. Partita in salita per TD Santa Marinella, attenzione perché è rimasto giù Giuseppe Di Gabriele, problemi per lui, vediamo se sarà in grado di proseguire, ma intanto subito 1-0, un paio di minuti sono bastati alla formazione di casa per portarsi in avanti grazie ad Edoardo Ceccon che è stato lucido contro Rocchetti, è riuscito a piazzare il pallone. 1-0 quindi per la Virtus Anguillara, incontro ancora però lunghissimo, un incontro complicato come dicevamo poco fa per i padroni di casa che comunque puntano a vincere per accorciare il gap con le prime tre e giocarsi quindi la promozione diretta in C1. Per il Santa Marinella invece ormai è soltanto una questione di tempo, scaramanzia a parte, questa promozione dato che primo posto e 38 punti insomma parlano da soli. Oggi potrebbe essere un passo in più per gli ospiti verso un obiettivo importantissimo. Intanto continuano i problemi per il numero 4 Giuseppe Di Gabriele che adesso abbandona il rettangolo di gioco e si può proseguire con la battuta del Santa Marinella che si trova subito ad inseguire lo svantaggio firmato da Ceccon. È arrivato adesso il fischio da parte del direttore di gara, è entrato Contino a sostituire il compagno, poi pallone per De Fazzi che se la sposta sul sinistro, bravo Aschi però ad intervenire.
Adesso cerca subito la reazione il TD Santa Marinella, rimessa laterale. Pallone che non vuole tornare nel rettangolo di gioco, poi recupera De Fazzi che serve continuo. Ancora il numero 2, fraseggia con Donati. Appoggio per De Fazzi, miglior bomber del Santa Marinella. Giordano De Fazzi, 24 gol per lui finora. Sicuramente un bel bottino per il numero 10 del Santa Marinella. Qui però Donati, ecco De Fazzi che prende la mira, va col sinistro, pallone vicino al palo. Primo squillo per il numero 10 del TD Santa Marinella, che come dicevamo è sicuramente il valore aggiunto per questa squadra, almeno in questo avvio di campionato. Occhio perché è rimasto giù Tortorelli, è arrivato il fischio da parte del direttore di gara. Non tira fuori i cartellini l'arbitro, sembra essere in grado di continuare il numero 5 della Virtus Anguillare, quindi si può proseguire con il calcio di punizione. Aschi per Protopapa, poi la verticalizzazione, occhio al brutto errore però, c'è Conne, recupera, punta l'avversario, poi però esita troppo sulla sfera, torna Donati a rubare il pallone al numero 7, quindi ancora manovra del Santa Marinella che può ripartire. Donati, continuo, punta Aschi, poi se ne va sul destro, ancora dalle parti di Donati che può centrarsi, qui anticipato bene da Ceccon, occhio perché può ripartire la Virtus Anguillara, poi però interrotta la ripartenza da parte di Donati, ma il possesso torna in favore dei padroni di casa che battono subito per Tortorelli, costretto ad uscire, in questo caso Rocchetti, pallone scaraventato in rimessa laterale. Siamo giunti al quinto minuto di questo primo tempo, 1-0 in favore della Virtus Anguillara, il gol di Ceccon in avvio, qui cerca subito il numero Protopapa che se ne va, ancora lui su De Fazzi, la mette in mezzo, non c'è nessuno però a raccogliere il possesso della sfera, quindi può distendersi il Santa Marinella con Donati. Si fa vedere De Fazzi che come al solito spazia sulla fascia sinistra, questa volta però è bravo Protopapa ad intervenire sull'avversario, ma ancora rimessa laterale per il bianco-blu, battuta subito con Donati. Continuo dalle parti di De Fazzi, poi ancora Donati, si chiude bene la Virtus Anguillara, allora si va sulla destra, non trova spazio nemmeno Traini, continua il fraseggio con De Fazzi che va col sinistro, questa volta poteva fare meglio da quella posizione il numero 10 del TD Santa Marinella, che sta iniziando a prendere le misure della porta avversaria, questa volta però senza fortuna il suo mancino, ma altro pallone regalato agli avversari. Continuano a spingere ancora con De Fazzi, Traini, Donati, poi ancora De Fazzi, ha toccato già tanti palloni il numero 10, pochi pericoli però prodotti dal bomber del Santa Marinella. Qui allora Donati, continuo, la gira per De Fazzi, non trova spazi però il TD Santa Marinella, è brava la Virtus Anguillara per ora a gestire il vantaggio, ad aspettare il momento buono per pungere eventualmente su una ripartenza, come è avvenuto proprio nel caso del gol di Ceccon. Qui rimessa laterale, battuta troppo frettolosamente però da Tortorelli, pallone regalato agli avversari che adesso possono apprestarsi a rimettere il pallone in gioco con Contino. De Fazzi la gira ancora per Contino, solito copione che abbiamo visto in questo avvio con il Santa Marinella che prova a sfilacciare la difesa della Virtus Anguillara, poi Traini cerca spazio per concludere, è bravo ad immolarsi Protopapa, ma possesso ancora per il Santa Marinella che adesso può andare alla battuta del calcio d'angolo, anzi rimessa laterale, scusate, battuta indietro per De Fazzi. Donati cerca spazio lui per concludere, poi ancora dalle parti di De Fazzi che cerca ancora la conclusione, ma questa volta trova sulla sua traiettoria l'autore del gol, Ceccon, non è finita, ancora Donati, destro alto però quello del numero 11. Nessun brivido per la Virtus Anguillara che può ripartire, forte del gol dell'1-0, qui di prima intenzione Ceccon a servire il numero 5 Tortorelli, poi ci mette il piedone continuo, ma non è che termina in rimessa laterale ancora in favore della Virtus Anguillara. Si può ripartire con la rimessa in gioco del numero 5 Luca Tortorelli. Posiziona adesso la sfera in mezzo per Ceccon che la tocca, sbaglia tutto però il numero 7, quindi Donati, attenzione alla ripartenza del Santa Marinella, l'appoggio sulla destra per Contino che però sbaglia tutto e quindi altro capovolgimento di fronte, sbaglia anche Tortorelli, non è finita, Donati cerca le finte, poi è bravo Tortorelli a non farsi ingannare,
da movimenti dell'avversario, ma fischia il direttore di gara perché è stato irregolare l'intervento del numero 5. Calcio di punizione per il TD Santa Marinella. In questo caso è stato bravo Donati a deludere il pressing degli avversari, ad andarsene con il doppio passo, poi costretto al fallo Tortorelli. Occasione per il Santa Marinella di pareggiare i conti sotto di un gol in questo avvio. Ottavo minuto del primo tempo, sul pallone c'è De Fazzi, soltanto c'è Conne in barriera, è tutto pronto per il calcio di punizione. Occhio anche a Contino e a Traini, appollaiati sull'out di sinistra, fischio che arriva in questo momento. Rincorsa lunga di De Fazzi che va in questo momento con la conclusione, troppo centrale però per sorprendere il portiere, che comunque concede il calcio d'angolo alla formazione di Gabriele, battuto subito, non è indietro di Contino, poi ancora Traini. Cerca spazio lui, la gira dalle parti di Donati, poi si torna ancora da Contino che cerca la conclusione. Murata, attenzione alla ripartenza, fa buona guardia in questo caso Donati, che però si complica un po' la vita, poi riesce a scampare al pressing di Tortorelli che trova sui suoi passi, poi il brutto errore, e questo è un brutto errore e, non è, e ne approfitta il numero 6 Giulio Aschi per firmare il raddoppio della Virtus Anguillara. Eccesso di confidenza da parte della retroguardia bianco-blu, in particolare con Donati che si è complicato la vita, non ha sprecato Aschi, 2-0 qui ad Anguillara. E adesso sotto di due gol la formazione di Gabriele, che si continua a complicare la vita ancora una volta con Contino, questa volta però riesce a cavarsela, ma davvero sembra in difficoltà la formazione ospite. Tanti errori in fase di disimpegno, l'ultimo ha generato poi il gol di Giulio Aschi per il 2-0 della Virtus Anguillara, che adesso può continuare a spingere battendo questa rimessa laterale dalla parte opposta. Tortorelli la mette in mezzo con la testa, pallone che però non giunge dalle parti di Ceccone, poi altro errore, arriva ancora Aschi che questa volta però spreca il regalo. Si riparte dopo il time out, momento di concentrazione per il TD Santa Marinella, che sta trovando tantissime difficoltà in questo avvio, soprattutto in fase di disimpegno, come nel caso del gol firmato da Aschi sull'errore di Donati. Adesso prova però a riordinare le idee la formazione di Gabriele. Eccolo Donati che appoggia per Contino, ancora il numero 2, prova a dare il tempo alla manovra dei suoi, poi la gira dalle parti di Traini. De Fazzi prova a girarsi anche lui, buono il pressing da parte di Protopapa, continua ad attaccare il Santa Marinella, ancora Donati, Contino, su di lui Tortorelli sperando in un altro errore da parte dei giocatori del Santa Marinella, questa volta però è attento il numero 2 che poi torna dalle parti di Traini, si fa vedere Donati, pallone per lui, preferisce non servire Contino, poi buono il passaggio in mezzo per De Fazzi che si gira, e questa è una buona occasione per il numero 10 che non c'entra però il bersaglio grosso. Questa poteva essere una buona chance per il Santa Marinella, adesso però l'errore anche da parte del neoentrato, poi De Fazzi in mezzo, tocco provvidenziale da parte di Tortorelli sull'errore precedente di Verrengia, tante imprecisioni in questo avvio, sicuramente le più gravi da parte del Santa Marinella, ma anche in questo caso il numero 10 giallo stava rischiando di combinare un pasticcio, battuto alla rimessa laterale con Traini, indietro per Contino, poi sulla destra prova a cercare spazio Donati che torna ancora da Contino, il cardine delle manovre del Santa Marinella in questo avvio. Fa avanti e indietro Verrengia che però non riesce a recuperare il possesso della sfera, quindi ancora Traini, Contino, De Fazzi, sempre lui, si affidano al numero 10, giocatori del Santa Marinella, questa volta bravo a eludere il pressing di Aschi, a conquistare un buon calcio di punizione. Giordano De Fazzi sicuramente uno dei più pericolosi della formazione ospite, per adesso però lo stanno tenendo a bada giocatori della Virtus Anguillara, ma attenzione a questo calcio di punizione. 2-0 il parziale qui ad Anguillara quando siamo giunti al 14° minuto del primo tempo. Sistema la barriera il direttore di gara sul pallone, proprio lui, il numero 10, Giordano De Fazzi, proverà a colpire direttamente la porta difesa da Farina. Soltanto Tortorelli in barriera, è tutto pronto per il calcio di punizione. Arriva adesso il fischio, parte De Fazzi, pallone che non passa, occhio al contropiede. Tortorelli può ripartire, vicino a lui anche Ceccone. Eccolo Ceccone che va col tocco esterno.
la doppietta di Edoardo Ceccon ed è 3-0 per la Virtus Anguillara. Si mette male per gli ospiti, sotto di 3 gol quando siamo giunti al 14° minuto del primo tempo. Altro contropiede e altro gol, 3-0. Un'entrata in campo, la formazione di Di Gabriele, che continua a subire le iniziative da parte degli avversari nonostante stia facendo più possesso palla, sta trovando tantissime difficoltà a dar fastidio nella retroguardia della Virtus Anguillara, che poco fa ha firmato il suo terzo gol con la doppietta di Ceccon. Altra reazione però ancora con Donati, che si porta il pallone sul destro, poi non trova spazio, quindi Verrengia prova a ripartire, ci mette il piede però il numero 8 Traini. Ma davvero un avvio da incubo per il Santa Marinella, che ha concesso tantissimo agli avversari, bravi poi a non sprecare le diverse occasioni avute. Allora continua la sua missione di cercare qualche varco da parte dei bianco-blu. Qui Donati fraseggia con De Fazzi, ecco il numero 10. Non ha trovato grandi spazi in questo primo tempo nonostante sia reso protagonista delle azioni più pericolose del Santa Marinella. Buono il tocco poi di continuo per De Fazzi e questa volta buona risposta da parte del portiere. Se la cava in spaccata, è andato giù poi. Si può continuare quindi il tocco di De Fazzi in mezzo per Traini. Sinistro morbido però, un gioco da ragazzi per il portiere della Virtus Anguillara a mettere il pallone in calcio d'angolo. Battuto indietro il corner per Donati, De Fazzi, poi continuo, si libera bene del pressing di Tancioni, ancora De Fazzi in mezzo per Traini, che sicuramente poteva fare di più da quella posizione, pallone alto sopra la traversa e ancora 3-0 qui ad Anguillara per i padroni di casa, che adesso possono ripartire con la rimessa lunghissima. Non può arrivarci però né Tortorelli né Aschi, costretto quindi ad uscire Rocchetti e poi a regalare la rimessa laterale alla Virtus Anguillara, che adesso andrà a caccia del suo quarto gol. Sul punto di battuta va proprio l'autore del 2-0, Giulio Aschi, si fa vedere Tortorelli, pallone per lui e poi buona la risposta di Rocchetti. La reazione, l'istinto dell'estremo difensore del TD Santa Marinella, dire no a Tortorelli, ma altro calcio d'angolo con Aschi indietro, Verrengia messo giù, fischia il direttore di gara e calcio di punizione per la Virtus Anguillara. Sul pallone c'è proprio il numero 10 Verrengia. Due giocatori invece schierati in barriera da Rocchetti, che poco fa si è reso protagonista di una fantastica parata sul destro di prima intenzione da parte di Tortorelli. Tutto pronto per il calcio di punizione, adesso rimane soltanto Donati in barriera, fischio che arriva in questo momento, parte Verrengia, il pallone che sibila vicino al palo destro difeso da Rocchetti. Calcio d'angolo battuto subito qui però malinteso con Tancioni, occhio alla ripartenza, c'è Traini che la mette in mezzo e poi ci arriva Tortorelli prima di tutti, qui il numero di Verrengia che se ne va, ancora Verrengia, prova a saltare il portiere con un numero e poi sarebbe stato un gol straordinario, ma arriva Donati, non è finita, recupera anche Aschi che poi spara sull'esterno della rete. Siamo già dalla parte opposta, adesso altra acrobazia da parte di De Fazzi. Un incontro che sta diventando pirotecnico, poco fa Verrengia ha cercato il numero sul portiere. Intanto è arrivato un altro time out. Si riparte dopo il secondo time out di questo primo tempo, ancora 3-0 il parziale per la Virtus Anguillara, che poco fa ha aspirato il quarto gol con Verrengia, ha cercato un numero fantastico su Rocchetti, poi è tornato Donati a salvare a porta sguarnita, sarebbe stato un gol davvero straordinario, ma adesso è il Santa Marinella che cerca, continua a cercare la reazione. Traini la gira per De Fazzi, uno dei più attivi in questo primo tempo, ma questa volta sbaglia il tocco in direzione di Tirante. Pallone quindi ritorna dalle parti dell'estremo difensore della Virtus Anguillara, che va subito al lancio lungo, questa volta però la voleva sul petto il numero 2 Tancioni. Pallone regalato poi a Rocchetti, che ha innescato la ripartenza dei suoi. Donati,
Traini si libera di Tancioni, poi ritorna ancora da De Fazzi, cercato molto dai compagni il numero 10. Pallone in profondità, ma questa volta senza ragionare, l'appoggio da parte di Claudio Traini. Adesso però press alto il Santa Marinella, qui Aschi, bello il tacco a servire Tortorelli, poi però va a mettere ordine proprio lui Traini. Ne parlavamo poco fa, questa volta ha messo il pallone in rimessa laterale. Altro buono scambio però tra i giocatori della Virtus Anguillara, che sicuramente stanno giocando un primo tempo oltre ai gol molto più fresco e brillante rispetto agli avversari. Tancioni questa volta prova a raggiungere il pallone, troppo lungo però, non può arrivarci il numero 2. Può ripartire invece Rocchetti con la rimessa in gioco quando siamo giunti al 22esimo minuto di questo primo tempo. 3-0 per la Virtus Anguillara. Gol doppietta di Ceccon e poi il 2-0 di Aschi. Ma ancora Santa Mariella che, nonostante il tanto possesso, sta avendo grandissime difficoltà a trovare spazi nella retroguardia dei padroni di casa. Qui ci prova Traini, lascia poi per il neoentrato Nakaira che poggia verso Tirante, rimessa per il bianco-blu proprio con il numero 7 che va in questo momento alla battuta. De Fazzi, Tirante, ancora De Fazzi, duello fra numeri 10 perché c'è Verrengia in copertura, poi si prende la briga Traini di cercare spazi e tornare dalle parti del numero 7 che la mette in avanti. Il tocco vellutato di De Fazzi non basta però a sorprendere il portiere. Calcio d'angolo battuto subito per Nakaira, poi De Fazzi la mette in mezzo, anzi più un tiro che un cross. Pallone che tocca all'esterno della rete, può ripartire la Virtus Anguillara con il lancio lungo dalle parti di Tancioni che la mette giù bene, poi cerca un tacco un po' improvvisato e allora il disimpegno da parte di Traini che riesce a guadagnare il massimo da questa situazione. Battuta subito la rimessa laterale, vuole che salgano i compagni il numero 8 del Santa Marinella. Pallone in profondità, non giunge però dalle parti di Nakaira, occhio al contropiede, Verrengia è bravo qui Tirante però a dire no al numero 10 che si era immolato. Buono l'avvio di Angelo Verrengia, 8 gol per lui in questa stagione, a quanto dicono i suoi tifosi, 8 gol tutti fantastici. Sicuramente di parte però il giudizio riguardo i gol del numero 10 della Virtus Anguillara, che adesso può ripartire con l'estremo difensore, anzi pallone, qui qualche incomprensione sul possesso del pallone. Adesso può ripartire la Virtus Anguillara con la rimessa laterale battuta indietro per Verrengia che sbaglia tutto, occhio quindi a Tirante che la mette in avanti e poi il tocco e ha accorciato le distanze il TD Santa Marinella. Non siamo riusciti ad identificare bene chi sia stato a spingere il pallone oltre la linea, fatto sta che è il 3-1 e adesso prova a rimettere le cose a posto la formazione di Gabriele. Deve stare attento a non rilassarsi troppo la Virtus Anguillara, è arrivato il gol del 3-1 quando siamo giunti al 24esimo minuto. Rimessa laterale per i bianco-blu che adesso possono iniziare a sperare in una rimonta. Traini, pallone sul sinistro, spara direttamente addosso al portiere, prova ad uscire dal pressing la Virtus Anguillara. Ceccon sbaglia tutto, ancora Traini, se ne va sul sinistro, va adesso Traini e si immola in scivolata protopapa, pallone messo in calcio d'angolo. Adesso sì che sta reagendo la formazione di Gabriele. Battuto subito il corner per De Fazzi che si coordina, forse colpisce un compagno. In questo caso si salva la Virtus Anguillara, ma possesso ancora per gli avversari che vanno ora alla battuta con Nakaira. De Fazzi punta l'avversario, la gira poi per Traini. Cerca spazio il numero 8, raddoppiato anche da Tancioni. De Fazzi in mezzo per Nakaira. Poi l'appoggio per Traini che non c'entra la porta. E ancora una volta imprecisa la conclusione da parte del numero 8, ma siamo già dalla parte opposta. Buona l'idea di Ceccon che però non riesce a trovare il compagno. Tancioni trova invece sulla sua strada l'intervento da parte di Tirante, ma tutta la rimessa ancora per Tancioni, questa volta c'è De Fazzi in copertura, guadagna la rimessa laterale. Riparte la Virtus, scusate, il Santa Marinella con De Fazzi che lascia, poi ancora il numero 10. Aspetta la Virtus Anguillara che poco fa ha subito il gol del 3-1. Adesso deve stare attenta a non subire anche il secondo. De Fazzi cerca il diagonale, questa volta lontano però dalla porta. Sicuramente ci vuole più precisione per il numero 10 del Santa Marinella che, come dicevamo, ha segnato tantissimi gol, 24 per lui in questa stagione che ancora non è finita.
riparte Ceccon, spalle alla porta, non riesce a girarsi, poi Tancioni prova a ravvivare l'azione, non riesce a controllare il pallone però Protopapa, quindi ancora Santa Marinella in possesso della sfera con Donati. De Fazzi qui cerca uno stop particolare, poi Ceccon riesce a rimediare la rimessa laterale. Manca un po' di grinta, un po' di convinzione alla formazione di Di Gabriele, nonostante ha accorciato il punteggio, sembra mancare di quella voglia. Adesso però prova a trovarla Tirante, che se ne va sulla destra, poi l'urlo del numero 7 sull'intervento dell'altro numero 7, Edoardo Ceccon, autore di una doppietta finora. È arrivato il fischio da parte del direttore di gara e quindi sarà calcio di punizione per il TD Santa Marinella. Altra occasione per la squadra di Di Gabriele per accorciare, sono due gol di distanza adesso fra le due squadre. Fa valere il suo volume in barriera Edoardo Ceccon, sul punto di battuta c'è Donati, è tutto pronto per il calcio di punizione, arriva adesso il fischio. Occhio a De Fazzi, parte Donati, spaccata, pallone in calcio d'angolo. Tutto fuori il corner per De Fazzi e il tocco dell'estremo difensore della Virtus Anguillara che salva i suoi sul sinistro del numero 10. Battuto subito il corner ancora per De Fazzi che però si addormenta sul pallone, costretto ad uscire Rocchetti perché non poteva arrivarci De Fazzi. È arrivato per un pelo Edoardo Ceccon e qui altro rischio, altra ingenuità della retroguardia del Santa Marinella. Adesso di difendersi ma è in pressione nel disimpegno della Virtus Anguillara, lancio lungo intercettato e adesso Manciuria se la prende con i suoi perché vorrebbe uno scarico più rapido del pallone, ma intanto calcio d'angolo regalato al Santa Marinella. Traini la mette in mezzo però non trova spazio, occhio a Ceccone che può ripartire, Ceccone se ne va tutto da solo, l'appoggio per Tortorelli che spreca un'occasione ghiotta e va a protestare con il direttore di gara. Le proteste di Luca Tortorelli che poco fa è andato vicinissimo al gol del 4-0 sull'illuminante appoggio da parte di Ceccon, ma ancora il Virtus Anguillara in manovra. Aschi, Ceccon cerca spazio in mezzo a due, Ceccon se ne va, pallone sul sinistro e poi Rocchetti si immola in scivolata a fermare il numero 7. Ancora una volta duello fra i due, siamo due pari, possiamo dire così, fra Ceccon e Rocchetti, ma attenzione al Santa Marinella che si distende sull'auto di destra, questa volta non trova spazio Nakaira. Diventata una questione personale fra Ceccon e Rocchetti, due gol segnati da Rocchetti, ma due grandi interventi di Rocchetti proprio sul numero 7 che adesso però deve difendersi dall'attacco degli avversari. De Fazzi, questa volta poca convinzione nell'appoggio verso Traini, rimessa ancora per i bianco-blu che battono subito, ecco Traini, Ceccone su di lui, va a chiedere aiuto a Tirante, poi Nakaira prova a cercare spazi, li trova in De Fazzi che come al solito spazia proprio sull'out di sinistra, ma non trova spazio per concludere. Comunque la rimessa laterale sarà a favore della Virtus Anguillara. Protopapa, pressa alto il Santa Marinella ma Ceccone non riesce a trovare in avanti i compagni. Efficace il pressing del giocatore di Di Gabriele che ancora una volta riconquistano il possesso del pallone inseguendo il gol del 3-2. Tirante, non c'è spazio da quella parte, allora si torna ancora dal solito De Fazzi, continuo, cerca il dribbling su Aschi, si complica un po' la vita, poi a rimorchio arriva anche Tirante ad evitare guai seri, sarebbe stato l'ennesima amnesia difensiva. Questa volta però se l'è cavata il Santa Marinella che continua a manovrare ancora con Continuo che sbaglia però per la seconda volta, poi in due tempi riesce a servire Nakaira che se ne va in mezzo a due, poi steso da Protopapa, non arriva però il fischio da parte del direttore di gara che lascia continuare Ceccon, tocco morbido che mette un po' in difficoltà Tortorelli, poi riesce a cavarsela servendo Aschi che se ne va sul pressing di Continuo, ancora Aschi in mezzo a due avversari, poi però non riesce a scaraventare in avanti il pallone, costretto ad intervenire con la mano Ceccone, qui si può risparmiare l'intervento, intanto arriva anche l'ammonizione per Tirante, forse per le proteste, non sanzionato invece il tocco di mano volontario di Ceccone. Sto Tirante per questa ammonizione,
con lui anche Contino. Prima ammonito appunto il numero 7 del Santa Marinella, che adesso può ripartire con la battuta verso Contino. Nakaira ancora per Contino, passeggia con il numero 6 che poi prova a cercare dei falsi in avanti. Altra ottima copertura da parte di Protopapa, riesce a mettere il pallone in rimessa laterale. De Fazzi tirante, poi ancora De Fazzi tirante, questa volta spaziato sull'auto di sinistra, brutto errore. La ripartenza della Virtus Angulara, poi impreciso lo scarico di Protopapa che riconquista il possesso della sfera per poi metterla in rimessa laterale. Quindi ancora Santa Marinella in manovra. Continuo tirante, chiama il pallone De Fazzi sull'auto di sinistra, non lo vede Contino, poi arriva il fischio da parte del direttore di gara perché è rimasto a terra il numero 7 del Santa Marinella, Marco Tirante. Stavolta lo aiuta a rialzarsi. Adesso anche le proteste fra i due rappresentanti delle formazioni. Si riprenderà quindi con il calcio di punizione battuto subito da Tirante, che sembra essere in grado di continuare. De Fazzi indietro per Contino. Ecco Tirante che va a dare una mano al compagno in disimpegno, poi pallone in profondità, troppa profondità però per servire De Fazzi. Riparte quindi la Virtus Anguillara. Tortorelli prova a cercare spazio, poi stava per regalare il pallone a Contino, ha fischiato il direttore di gara. Battuto adesso il calcio di punizione, ancora una volta però un'imprecisione stavolta da parte di Luca Tortorelli, e quindi Santa Marinella in attacco con Tirante. Pallone che torna in qualche modo dalle parti di Nakaira, poi ancora De Fazzi contro Aschi, preferisce servire Tirante, in mezzo c'è Contino, cerca spazio Tirante per il cross, lo prova adesso, poi lo mura però Protopapa quando arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara. 3-1 il parziale qui ad Angulara, proprio in favore dei padroni di casa. È tutto pronto per l'inizio della ripresa qui ad Anguillara, si ripartirà dal 3-1 del primo tempo, avvio da incubo per il Santa Marinella sotto di 3 gol, poi sul finale della prima frazione di gioco è riuscita ad accorciare, ma sicuramente meglio la Virtus Anguillara che però adesso dovrà mantenere lo standard anche in questo secondo tempo. Qui prova a cercare il pallone in profondità Protopapa, poi è riuscito ad intervenire un avversario, quindi si ripartirà con la rimessa per la Virtus Anguillara. In avanti per Ceccon, Rocchetti rimette il pallone in avanti, poi lascia scorrere numero 9 Maggi, entrato in questo secondo tempo. Riparte quindi Tartabini, Ceccon, buono lo scambio, poi in spaccata riesce Contino a mettere il pallone in rimessa laterale. Sicuramente dovrà cambiare registro la formazione di Di Gabriele in questo secondo tempo, ma dovrà stare attenta anche la Virtus Anguillara a non rilassarsi troppo. Qui cerca il tunnel Ceccon, non passa su Donati, bel gioco di gambe, ancora Donati però rischia di combinare un pasticcio come nel gol del 2-0 di Aschi. Questa volta però se la cava il numero 11 servendo Contino, dribbling anche per lui, poi spreca però la manovra mettendo il pallone in rimessa laterale. Battuta subito da Tortorelli, poi l'intervento di Donati, stessa posizione di battuta. Ceccon indietro per Tartabini che va a lancio lunghissimo, questa volta da sicuramente pensarci su un po' di più l'estremo difensore della Virtus Anguillara. Pallone scaraventato in profondità, riparte quindi Nakaira, la gira poi sulla sinistra per Donati. Contino ancora per Nakaira, solito copione per il Santa Marinella, rete di passaggi a caccia di spazi, questa volta cerca lo spunto il numero 9 Patrizio Maggi, guadagna comunque la rimessa laterale. Nakaira, Donati alza la testa il numero 11, torna ancora da Nakaira, poi sulla sinistra si fa vedere Contino, in mezzo c'è proprio Maggi che questa volta però non riesce a controllare, non riesce a controllare bene nemmeno Ceccon che se la prende con se stesso, nonostante un buon primo tempo, due gol per lui. Sicuramente un giocatore importante per questa Virtus Anguillara, Edoardo Ceccon, preso proprio dall'Olympus. Intanto il tocco maldestro di Contino che mette il pallone in rimessa laterale. Qui il pubblico spesso costretto ad improvvisarsi raccattapalle cercando la sfera tra le tribune. Questa volta torna per la rimessa in gioco di Aschi.
anche lui in gol oggi pomeriggio, il gol del 2-0. Intanto qui cerca il numero Ceccone che se ne va, poi torna Donati a dire no al numero 7. Riparte quindi Santa Marinella. Nakaira in mezzo per Maggi, che poi la gira per Contino, ancora Nakaira, buona l'azione del Santa Marinella, poi però non riesce a concretizzare Nakaina. Attenzione alla ripartenza, è solo Tortorelli, Tortorelli salta anche il portiere, poi l'appoggio per Aschi che deve solo spingerla per firmare il 4-0 della Virtus Anguillara. Doppietta per Giulio Aschi e continuano le difficoltà per la formazione di Di Gabriele, 4-1. Riparte quindi dopo il quarto gol subito il Santa Marinella, che stasera proprio non vuole saperne di evitare di subire reti, la quarta, due volte Giulio Aschi e due volte Edoardo Ceccon. Adesso continua, prova subito ad accorciare, conclusione respinta da Protopapa, pallone in rimessa laterale. Per adesso sarebbe la terza sconfitta per il Santa Marinella, ma siamo soltanto al quarto minuto, c'è ancora tantissimo da giocare. 4-1 il parziale. Donati la gira per Nakaira, cerca spazio, poi torna ancora da Donati, si fa vedere Contino, il pallone è per lui. Allora Maggi contro Ceccon, arriva anche Protopapa a dar fastidio, guadagna comunque la rimessa laterale il numero 7 della Virtus Anguillara, che va in questo momento alla battuta. Tutti i giocatori nella metà campo della Virtus Anguillara, questa volta prova a cercare spazio Aschi, pallone di ritorno proprio per lui, ancora Aschi, può partire, Aschi la mette sulla destra, arriva anche il 5-0 per la Virtus Anguillara, questa volta però Luca Tortorelli che restituisce il favore al compagno, 5-1. E continuano i problemi in avvio di tempo per il Santa Marinella, che sta incominciando questa ripresa proprio come è successo nel primo tempo. Altri due gol subiti in rapida successione. Qui prova il destro il numero 11 Donati, pallone vicino al palo, ma davvero grandi difficoltà per la squadra di Di Gabriele, la capolista del girone A di questa serie C2. Sicuramente ci si aspettava una prestazione più convincente. Ceccon cerca spazio lui, poi scivola sul pallone, regala la rimessa laterale agli avversari che vanno subito alla battuta. Contino la gira per Donati, questa volta però non trova spazio il numero 11, pallone che termina in rimessa laterale in favore della Virtus Anguillara, che anche in questa ripresa è riuscita a trovare subito il gol 2, prima con Aschi, poi con Tortorelli. 5-1 il parziale qui proprio al palazzetto di Anguillara, quando siamo giunti al sesto minuto di questo primo tempo. Continuo, non trova spazi, poi tocco maldestro da parte di Nakaira che regala la rimessa laterale agli avversari che vanno alla battuta proprio con l'autore dell'ultimo gol, Luca Tortorelli. Ne è entrato Lorai, questa volta sbaglia il lobby in direzione di Ceccone, può ripartire quindi Rocchetti, che nel primo tempo si è reso protagonista di un paio di interventi molto interessanti, ma non sono bastati però a limitare i danni, dato che siamo 5-1. Bello il numero di Donati che se ne va in Veronica su Ceccone, ancora Donati in mezzo a tre avversari, Donati non trova spazio per concludere, un calcio rifilato a Tortorelli che se la prende con l'avversario. Adesso però devono stare attenti i giocatori di entrambe le squadre a non farsi prendere dalla tensione. Arriva l'ammonizione ai danni proprio del numero 11, Alessio Donati, che ha rifilato un calcione a Luca Tortorelli. Da valutare poi l'entità, la volontarietà del numero 11, che da qui ci è sembrato comunque essersi reso protagonista di uno scatto di tensione. Adesso però sembra essersi ripristinata la situazione, deve essere bravo anche il direttore di gara a sedare subito gli animi. Allora si può ripartire con il calcio di punizione al colloquio con le panchine. Il direttore di gara, sul pallone c'è Angelo Verrengia, pronto a battere questo calcio di punizione. Intanto è uscito Luca Tortorelli, ghiaccio spray per lui dopo il calcio subito da Donati. Si può continuare, Ceccone sbaglia e poi cerca la conclusione il numero 9 Maggi, questa volta però troppo centrale per sorprendere Tartabini. Ma ancora Santa Marinella in possesso del pallone. Continuo, Nakaira si accentra il numero 6, poi torna dalle parti di Donati, lo aspetta Lorai, quindi ancora Continuo,
in mezzo, cerca l'appoggio per Maggi, triplicato però, prova ad andarsene, bravo Berrengi a recuperare. Allora ancora Aschi, può partire l'appoggio per Ceccon che fa valere le sue lunghe leve su Nakaira. Ceccon in mezzo a tre avversari, poi va a mettere ordine Maggi, ma la rimessa sarà per il Santa Marinella, se la prende Ceccon con il direttore di gara. Va tutta la rimessa laterale, continuo, chiama il pallone Donati sulla sinistra, eccolo il numero 11 che punta l'avversario, se ne va Donati, cerca spazio per il cross, poi torna Lorai, la rimessa sarà per il Santa Marinella, sotto di 4 gol, quando siamo al 8° minuto di questo secondo tempo, 5-1 il parziale, qui approvato dalla distanza, continuo, pallone respinto però da Aschi, autore di una doppietta in questo recupero della 14ª giornata, cerca la conclusione da lontano anche Donati. E altra respinta, questa volta però è Lorai a mettersi in traiettoria sul destro di Donati. Ancora in manovra il Santa Marinella che continua a gestire il pallone ma senza riuscire a concretizzare le sue azioni. Questa volta prova a dare più concretezza a Contino che appoggia per Maggi, il tacco di ritorno, ma è un regalo per Ceccon. E poi frettoloso Lorai allontana il pallone dalla sua metà campo e continua quindi imperterrita la manovra dei giocatori di Di Gabriele, che vogliono reagire. Donati, continuo, lo aspetta Ceccon, ancora continuo, in avanti si va a nascondere Maggi e quindi è De Fazzi tornato in campo a prendere la mira, bravo Aschi a respingere la conclusione del numero 10 e poi ad andarsene con un bel dribbling, ma è arrivato il fischio da parte del direttore di gara e calcio di punizione per il Santa Marinella. Anzi, rimessa laterale, scusate, va De Fazzi sul pallone, in mezzo continuo per Maggi, tacco senza successo, quello del numero 9, quindi Aschi sbaglia la ripartenza e poi De Fazzi poteva fare di più, spara alla sinistra di Tartabini. C'è stata però una deviazione, sarà quindi calcio d'angolo, ancora De Fazzi, ancora Tartabini, dice no al numero 10. Con il ritorno in campo di De Fazzi sta ritrovando anche più fantasia il Santa Marinella nelle sue manovre, eccolo De Fazzi che alza la testa, serve Maggi, pressato da Verrengia che si è ripreso dopo l'infortunio del primo tempo, qui occhio però, De Fazzi combina un pasticcio e poi Verrengia in qualche modo riesce a dire no a Rocchetti. Siamo già dalla parte opposta del campo, Donati, i dribbling, poi l'appoggio per De Fazzi, ancora Donati, su di lui va il numero 3 Lorai, non riesce però a sottrarre il pallone all'avversario, quindi continuo, va lui con la conclusione. Ren comunque in traiettoria Tartabini, ma incontro che sta entrando nel vivo, quando siamo giunti al minuto 11 di questo secondo tempo. Aschi con la testa prova a partire, poi l'anticipo proprio di Rocchetti che scaraventa il pallone in rimessa laterale. Può ripartire la Virtus Anguillara con la rimessa in gioco. Aschi, Ceccon, non trova però il passaggio di ritorno. Donati sulla sua traiettoria, ma guadagna metri la formazione di Manciuria. Pallone per Ceccon che poi cercava di servire Berrengia col tacco. Non è finita ancora Ceccon, questa volta non riesce a sfondare. Poi torna Berrengia che scivola bene sul numero 9 Maggi. A possesso per il Santa Marinella che ritorna ad imbastire la sua manovra con Donati che rischia di combinare un guaio. Poi non riesce però Ceccon ad approfittarne, quindi ancora Donati, punta l'avversario, le finte del numero 11, se ne va Donati, la mette in mezzo e poi arriva il tap-in da parte di De Fazzi, il 25esimo gol stagionale del numero 10, il 5-2 per il TD Santa Marinella che ancora una volta prova a riaprire questa partita. Ed è arrivato il gol di De Fazzi, meritato, sicuramente uno dei più propositivi per la formazione di Di Gabriele. 5-2 quindi il parziale, ancora una volta deve stare attenta alla Virtus Anguillara a non rilassarsi troppo. Stesso primo tempo, stessa ripresa come vista nel primo tempo, questa volta non riesce a sfondare De Fazzi, occhio al 3-2, appoggio sulla destra, pallone messo in mezzo e subito la reazione di Tancioni che ribadisce ancora una volta il gol, 6-2. E subito spezzate le ali agli avversari proprio da Luca Tancioni, 6-2 il parziale. E continuano i problemi nella retroguardia del Santa Marinella, ancora una volta contropiede 3-2, poi un gioco da ragazzi per Tancioni, spingere il pallone oltre la linea. Ancora 4 gol di distanza tra le due squadre, altro errore, la ripartenza ancora di Tancioni, questa volta
fa buona guardia continua, ma stasera non vuole saperne la formazione di Gabriele di essere lucida in fase difensiva. Manca sicuramente il cinismo e la concentrazione giusta, prova a ritrovarla quindi Donati, appoggio sulla sinistra per Contino, pressato da Tortorelli che riesce per un momento a recuperare la sfera, poi se ne va via con un gran numero, Tortorelli, un fantastico gol di Luca Tortorelli che firma il 7-2, probabilmente chiude la partita nonostante manca tanto al termine, siamo al 14esimo, ma davvero che gol di Luca Tortorelli. Notte fonda per il TD Santa Marinella, sotto di 5 gol, qui De Fazzi con la forza della disperazione cerca il destro, pallone respinto però proprio dal numero 5 Luca Tortorelli, ancora Donati, la gira sulla sinistra, cerca spazio Traini, poi sul fondo non trova lo spazio per crossare, Donati prende la mira, va col destro, una deviazione, altro calcio d'angolo ma dalla parte opposta del campo. Manca sicuramente concentrazione e lucidità per la capolista del girone A che prova comunque almeno a limitare i danni. Contino prende la mira sinistro e poi la risposta di Tartabini. Terzo corner. De Fazzi, altra conclusione, questa volta però non c'entra la porta e sarà rimessa dal fondo. Ci sta provando in tutti i modi il Santa Marinella a riaprire questa partita ma stasera non fa sconti la Virtus Anguillara. Prova a ripartire in questo momento con Tancioni, duello fra numeri due, questa volta vinto da Contino che riesce a guadagnare la rimessa laterale. Traini fa salire i suoi, poi Donati, altro uomo cardine nelle manovre del Santa Marinella, pallone messo in mezzo, De Fazzi controlla male e quindi altro contropiede, qui Berrengia se ne va via con un gran numero, pallone sul destro in mezzo per Tancioni che però questa volta non riesce a toccare il pallone. Lancio lungo per De Fazzi, adesso l'entusiasmo dei supporters della Virtus Anguillara, ma devono stare attenti perché non è finita, nonostante 5 gol di distanza, altro intervento da parte di Verrengia, altro calcio d'alzi, rimessa laterale per il Santa Marinella, Donati, De Fazzi, Traini cerca spazio lui, sovrapposizione di De Fazzi che però non viene servito, quindi ancora Tancioni, il tacco per Verrengia che può partire col tocco sotto, Verrengia 8-2 per la Virtus Anguillara, è davvero notte fonda per il Santa Marinella che non può far altro che subire le azioni degli avversari, 8-2. Adesso non sembra davvero la formazione di Gabriele avrà gli strumenti per poter riaprire questa partita. Comunque De Fazzi prova a cercare spazio, pallone messo in mezzo. Una respinta e rimessa laterale, ma davvero gravi difficoltà per il Santa Marinella che nonostante stia gestendo questo campionato dalla prima posizione con 38 punti stasera non sta sicuramente soddisfando le aspettative. Ci prova anche da lontanissimo il numero 8. Il calcio d'angolo, poi altra conclusione, altra risposta di Tartabini, non è finita, torna Verrengia, stasera particolarmente ispirato il numero 10, l'appoggio per Tancioni che va col destro, la risposta da parte di Rocchetti, Donati l'appoggio e poi il tocco, stava per segnare nella porta sbagliata Giulio Aschi, se l'è cavata all'ultimo mettendo il pallone in rimessa laterale, battuta in questo momento tirante, De Fazzi lascia per Donati, ancora De Fazzi, da lì può calciare De Fazzi, 8-3, la strada però è lunghissima per il Santa Marinella, 8-3 al 17esimo minuto della ripresa. Si riparte quindi con la battuta, manovra la Virtus Anguillara con Traini, scusate, con Picchioni, poi si torna indietro da Tartabini, lancio lungo per Tancioni, colpetto, non riesce però a saltare tirante, quindi altro pallone in avanti ma non ci sono giocatori bianco-blu a poter ricevere questo pallone, Tortorelli se ne va bene su De Fazzi, poi però si allunga troppo la sfera, rimessa laterale per il Santa Marinella che è sotto di 5 gol, ormai una costante in questa partita, 8-3 il parziale qui ad Anguillara. Cerca spazio Traini, non passa, allora De Fazzi messo giù e calcio di punizione, fischio del direttore di gara, è stato bravo De Fazzi, autore di una doppietta, a difendere il pallone con il fisico e poi a conquistare questo calcio di punizione.
Sul pallone però c'è Claudio Traini, si allontana infatti De Fazzi, che potrebbe anche ricevere l'appoggio da parte del compagno. Sembra volerne mettere due in barriera Tartabini, anche lui protagonista oggi pomeriggio con una serie di interventi sicuramente importanti per difendere la propria rete. Sarà proprio il numero 8 Traini ad andare ad incaricarsi della battuta. Arriva il fischio da parte del direttore di gara. Va adesso Traini, altra risposta da parte di Tartabini. Altro calcio d'angolo però concesso al Santa Marinella, che batte subito De Fazzi in zona tiro, lascia poi per Nakahira, ancora De Fazzi, la gira sulla sinistra, la conclusione da parte di Traini, questa volta però non c'è nessuno a deviare la sfera. Ormai abbiamo perso il conto dei calci d'angolo battuti dal Santa Marinella dalla parte opposta. Il pallone è regalato poi a De Fazzi, che non riesce a trovare spazio per il sinistro. Sembra essere corner anche questa volta per il Santa Marinella. Sul pallone c'è Nakahira, che batte corto per De Fazzi. Dalla parte opposta si fa vedere Traini, costretto ad indietreggiare però sul pressing degli avversari. Pallone in avanti, De Fazzi questa volta controlla male, ma cenno di intesa con Traini. Gli applausi del numero 10, autore di due gol stasera, 26 gol in campionato per Giordano De Fazzi. Due gol che però per adesso servono a poco o nulla, se non per la gloria personale. Qui lancio lungo, un regalo per Rocchetti, che può far ripartire il Santa Marinella. Traini, lungolinea per Nakahira, che va col sinistro. Pallone quasi in rimessa laterale. Poca lucidità per il comparto sia offensivo che difensivo della squadra di Di Gabriele, che stasera davvero sta rendendo protagonista di una prestazione da dimenticare anche in virtù della posizione in classifica. Primi con 38 punti, solo due sconfitte quest'anno. Qui il numero di Tortorelli che se ne va. Tortorelli poi litiga con la sfera, quindi può ripartire Nakahira. Torna su di lui Tortorelli, e qui un fallo tattico, ma c'è fair play fra i due. Da una mano a rialzarsi all'avversario il numero 5 della Virtus Anguillara. Dicevamo che questa sarebbe la terza sconfitta in campionato per il Santa Marinella. Intanto è arrivata anche la munizione per Luca Tortorelli, autore di due gol degli otto segnati dalla Virtus Anguillara. Qui buono il disimpegno di Aschi, che riesce poi a servire Tancioni. Ancora una volta all'avventura Rocchetti, riesce a mettere il pallone in rimessa laterale, battuta subito da Aschi. Tancioni proprio per Aschi, che va subito al tiro. L'intervento da parte di Traini. Calcio d'angolo per la Virtus Anguillara, battuto corto Tancioni, torna dalle parti di un compagno, poi però manca il controllo Tortorelli, e quindi ripartenza del Santa Marinella. Nakahira alza la testa, poi va indietro da Traini, ancora Nakahira, si fa vedere anche Tirante, che riceve il pallone in questo momento, vuole il pallone anche De Fazzi, eccolo il numero 10 che prova a saltare senza riuscirci, Protopapa, ma non è finita, ancora Tirante, prova la conclusione, debole, occhio alla ripartenza, Tortorelli è tutto solo contro Rocchetti, Tortorelli se ne va via, è tutto facile per Tortorelli, che accompagna il pallone oltre la riga e firma il 9-3 per la Virtus Anguillara. E adesso sembra aver messo i remi in barca il Santa Marinella. 7 gol di distanza fra le due squadre, ma non ci sono cenni di reazione per la formazione di Di Gabriele, che comunque prova a gestire il possesso della sfera e magari a cercare comunque di limitare i danni, riuscire con un parziale meno pesante. Qui continuo le finte su Tortorelli, anche lui uno dei migliori per la Virtus Anguillara. Rimessa laterale battuta per Nakahira, cerca spazio per concludere, le finte del numero 6 che poi va dalle parti di Maggi, finta col destro, ancora il tiro, il tocco poi è andato giù. Il numero 7 del Santa Marinella, Tirante, a sincerarsi delle sue condizioni. C'è Ceccone che però più che sincerarsi vorrebbe dirgli due parole, allontanato da Tortorelli. Vediamo se sarà in grado di continuare Marco Tirante, seconda volta che rimane a terra il numero 7. Nove a tre il parziale qui ad Anguillara per i padroni di casa, che sono partiti bene nel primo tempo per poi chiudere i conti nella ripresa. Siamo giunti al 23esimo minuto di questo secondo tempo, 9-3. Si rialza comunque Tirante, quindi si potrà proseguire con la battuta di Tartabini.
Lancio lungo per Ceccon, non arriva a destinazione, quindi continuo. Le fitte del numero 2, ancora continuo. Va lui, pallone largo. L'aveva vista, l'aveva già battezzata fuori Tartabini. Vuole il pallone a Tortorelli. Viene soddisfatto dal suo portiere, ma sbaglia tutto. Ancora il numero 9, Maggi, questa volta non riesce però a mantenere in gioco il pallone, quindi ancora Tortorelli. Battuta lunga, Aschi cerca con una acrobazia a tenere in gioco il pallone. Una impossibile però riuscirci in quelle condizioni. Riparte quindi il Santa Marinella con Contino. Nakaira, ancora per Contino. Cerca spazio per tirare, sbaglia tutto, altro contropiede. Può partire Ceccon, a sinistra Tortorelli che riceve in questo momento, torna su di lui Nakaira, ancora Tortorelli, la rimette in mezzo, poi la finta da parte di Aschi che non trova però il tempo per concludere. Si salva in questo caso il Santa Marinella che riparte con Tirante. Lancio lungo, Nakaira prova ad andarsene, poi Tortorelli, e qui ruvido l'intervento del numero 5 che stende il numero 6, Yusuke Nakaira. Fischia il direttore di gara, calcio di punizione per il TD Santa Marinella, che può cercare almeno di ridurre il gap. Ormai un pareggio sembra davvero lontana come possibilità, una mission impossible per la squadra di Di Gabriele. Non siamo al 25esimo minuto, 9-3 il parziale, calcio di punizione. Sul pallone c'è il numero 7, Marco Tirante, vicino a lui anche Maggeri. Adesso il fischio, parte Tirante, pallone che filtra in qualche modo e accorcia il Santa Marinella, 9-4 adesso il gol di Claudio Tirante. E in qualche modo continuano ad essere sempre 5 i gol di distanza fra le due squadre, 9-4, qui c'è Conne, gran numero, se ne va c'è Conne, poi esce Rocchetti, recupera Nakaira, prova a far ripartire i suoi, si fa vedere Maggi, la gira poi a sinistra per Tirante che poco fa ha segnato il quarto gol del Santa Marinella. Maggi, Contino, non c'è pressing su di lui, può ragionare il numero 2 del Santa Marinella. Si fa vedere Tirante, si fa vedere anche Nakaira che riceve in questo momento. Avanti c'è Maggi, le finte del numero 6 che poi preferisce tornare indietro. La sovrapposizione da parte di Contino, la spallata di Aschi, incontro teso ma per adesso nella norma. Occhio però alla ripartenza con il numero 4 Protopapa, che non riesce però a trovare spazio per sfondare quando è rimasto a terra un giocatore del Santa Marinella. Sembra trattarsi proprio di Francesco Contino, che ha subito un colpo alla schiena. Ghiaccio spray per lui, sembra comunque poter essere in grado di continuare a giocare. Noi siamo 9-4 qui ad Anguillara, siamo giunti al minuto 27 di questo secondo tempo. E sicuramente questa sarebbe una vittoria importante per la Virtus Anguillara, che nonostante la decima posizione crede e vuole uno di quei tre ticket per accedere diretti alla Serie C1. In caso ci sarebbero anche i playoff, ma quelli non sono una garanzia. Riparte il Santa Marinella, che invece è molto più vicino all'obiettivo promozione nonostante la disfatta di oggi pomeriggio. Maggi, Contino, la gira a sinistra per Tirante, poi ancora Contino, c'è Conne su di lui, pallone in profondità per Maggi che controlla male, poi riesce a crossare ma non c'è nessuno a raccogliere il possesso della sfera. Arriva anche il fischio da parte del direttore di gara che comanda la rimessa laterale per la Virtus Anguillara, anzi il calcio di punizione. Si può continuare con la battuta del pallone, poi scaraventato in tribuna. Allora battuta subito il corner in mezzo, una deviazione, altra rimessa laterale ma dalla parte opposta del campo. Nakaira, Tirante, ancora Nakaira, poi si va dalle parti di Contino, si fa vedere Maggi che riceve, ancora Maggi pressato però da Protopapa, non trova spazio per crossare, arriva il time out e si può ripartire dopo il time out. Un minuto e mezzo più recupero al termine, 9-4 il parziale qui al palazzetto di Anguillara, dove la formazione di casa ormai si sta avvicinando alla 8ª vittoria stagionale.
Vuole comunque chiudere in attacco il Santa Marinella con Contino che la gira poi sulla sinistra per Tirante, autore dell'ultimo gol dei bianco-blu. Quindi Nakaira, su di lui c'è Protopapa, se ne va Nakaira, cerca il sinistro, la deviazione. Un gioco da ragazzi per Tartabini, fare suo il pallone, con calma c'è Con, torna da Protopapa, adesso aspetta il Santa Marinella, pallone in profondità, poi non riesce a controllare il numero 3, Valerio Lorai, sarà rimessa dal fondo, battuta subito da Rocchetti. Tirante, Nakaira la porta avanti con la suola, ancora Tirante, supera adesso il cerchio di centrocampo, la gira a sinistra e poi la conclusione da parte del neoentrato, il numero 5 Alessio Bacheca, che però non trova lo specchio della porta, difeso da Tartabini, anche lui protagonista importante in questo pomeriggio di festa per la Virtus Anguillara, che in un incontro sulla carta difficilissimo riesce a trovare tre punti ma anche con grande distanza, con grande convinzione. 5 gol di distanza, continuano ad essere tali fra le due squadre, ormai manca soltanto il fischio finale. Allora Lorei batte per Ceccone che però non trova spazio, poi col piedone recupera, quindi cerca Picchioni di passare ma non ci riesce, allora Contino, rimessa laterale a batterla subito Bacheca, ancora Contino, Ceccone su di lui, Bacheca la gira poi per Tirante, anzi scusate, si trattava di Corona. Adesso fa un po' di turnover di Gabriele, segno che ormai questa partita è indirizzata verso binari ben precisi, anche perché manca pochissimo, siamo già in zona recupero, 20 secondi, può ripartire Ceccon, poi l'intervento di Contino efficace, Contino, a destra c'è Nakaira e ancora fantastico intervento da parte di Tartabini, non è finita, altra respinta, vicino al 9-5 il Santa Marinella. Nakaira sul punto di battuta, in mezzo per Corona, ancora Nakaira, poi indietro dalle parti di Contino che cerca spazio per il destro, non lo trova e allora altra rimessa laterale per il Santa Marinella, proprio con Francesco Contino che va alla battuta, indietro per Nakaira, lo aspetta Ceccon, ancora Contino sulla destra, c'è Bacheca, preferisce tirare il numero 2, chiude in attacco, la vuole chiudere in attacco il Santa Marinella all'esterno di Bacheca che però non riesce a trovare Corona, quindi può ripartire la Virtus Anguillara con il numero 8 Picchioni, ma arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara, vittoria straripante per la squadra di Manciuria che batte per 9-4 il Santa Marinella che trova la sua terza sconfitta stagionale, un passo importante per la Virtus Anguillara per sperare almeno in un posto fra le prime tre e andare direttamente in C1.